Tutti in silenzio, pubblico e giocatori. Comincia così con un minuto a testa bassa prima del fischio d'inizio il campionato 97-98 per Padova e Castel di Sangro. Il pensiero va a Diana Olivetti e Tamara Gobbo, le due sfortunate ragazze padovane uccise sulla Maiella. Il Padova è ridotto ai minimi termini con solo 16 giocatori a disposizione di Pillon, tolti gli squalificati ed infortunati, di cui la scelta del 4-5-1 contro il 3-5-2 degli abruzzesi. E alla fine avrà ragione Osvaldo Iaconi, che al debutto in Serie B porta a casa 3 punti. Una vittoria che arriva dopo soli 6 minuti di gioco, mentre i biancoscudati ancora si stanno organizzando. Teodorani crossa per Tresoldi, che infila la rete con un colpo di testa alle spalle di Castellazzi. E il bello è che in area ci sono almeno 5 giocatori padovani. I padroni di casa restano spiazzati, due modesti tentativi di accorciare le distanze si registrano poco dopo, con un colpo di testa di De Franceschi e a seguire con Suppa, che però sbaglia la conclusione. Ma il centrocampo non riesce ad organizzare il gioco e all'unica punta Saurini non arrivano palle pulite. Ci si mette pure la difesa, mostrando evidenti segni di disattenzione. Al contrario, il Castel di Sangro appare ben disposto nella propria metà campo e facile al pressing nella tre quarti avversaria. Il Padova si riaccende attorno al 35esimo quando conquista 5 calci d'angolo in 5 minuti. Al 39esimo un bel tiro di Gentilini viene però rimpallato. Nella ripresa Pillon modifica i suoi schemi e inserisce la seconda punta, un acciaccato Montrone che poco giova ai compagni. Il resto racconta di un Castel di Sangro ancora in avanti, che rischia anche di raddoppiare con Spinesi al 25esimo e allo scadere con Pistella. Onore e merito dunque al Castel di Sangro. Per il Padova, che contando la Coppa Italia raccoglie 3 sconfitte consecutive, arrivano invece i fischi.